da quello che mi riguarda, intendo. Esa gente che vive tutta la vita come senza capire niente. Senza capire niente. E continuano avanti per la stessa storia. Dico, ho fatto per 7 anni il portinaro su una fabbrica. E dopo 40 anni, non 40 anni, io dopo 40 anni di lavoro, gente che ha mandato in perversionamento perché ha detto, senti qua bisogna eliminare un po' del personale, vai per... Gente dopo 40 anni che era dentro là, che faceva sempre al solito lavoro e sempre nel solito posto e sempre a solita ora, piangere come Tosetti, che aveva 60... Che non lavoravano più? 65 anni, perché andavano via da quel posto. Cioè gente istituzionalizzata. Cioè... Praticamente ti senza fare niente ti hai fatto l'ergastolo. Sì, 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 è vero, la libertà condizionata, sì. Di sera. C'è tanti che si lamentano, che vede che fa l'ergastolo, ma occupa uno dice vabbè, ma merito. Questi qua senza aver fatto niente, bravissime persone, educati così, sì, che sì. Si è fatto 40 anni di ergastolo. Ergastolo. In fabbrica. Sì, e abbiamo i carceri che invece di farla lavorare li tengono gratis, dovrebbero metterli in fabbrica, non sempre, metterli in carcere. Ho sempre detto che io le carceri si trasformerebbero in fabbriche. Ah sì, I carceri devono essere trasformati in fabbrica. Con tanto dei custodi, tutto quello che vuoi. Ma in fabbrica per produrre. Scherzo. È gratis. Cioè ti viene da mangiare, da dormire, stop. Dopo magari che se farà i corsi, se farà scuole, se farà tutto dentro, quello che te vuoi. C'era qualche bagno? Certo. Certo. Io per me sarebbe così semplice, cioè semplice che dopo si sembrano le cose semplici, ma sono un po' complicate, ma complicate perché? Diventano complicate perché noi abbiamo una storia alle spalle. Abbiamo una storia talmente lunga e talmente complessa che anche chi nasce e vive in questa situazione ce l'ha, ma non si rende conto di averla. E quindi combattere contro qualcuno, combattere contro l'ignoranza, perché se ti combatti contro l'ignoranza sei peso peste che te puoi combattere, cioè non ti viene fuori nessuna maniera, nessuna, perché sto palla al piede, sto piombo che ti trascini dietro e non c'è verso in nessuna maniera di liberarsi. Perché non te devi costringere la gente, perché costringere la gente vuol dire fare una dittatura, fare una Russia, fare un Mussolini, fare quella roba là, allora caspita, sboni tutti. Ma capire prima e far capire dopo è importante, è quello che non è facile. Sì, praticamente si è carcerati quando non si capisce. Si è carcerati di noi stessi, si è prigionieri di noi stessi. E io non so per esperienza, però non so ancora adesso, non so che sia libero al 100% per carità. Ma almeno quel poco che sono riuscito a capire. Beh,